Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Allora, Fioi, andiamo avanti con Top Spin. Siamo all'anno 3, abbiamo vinto dei bei incontri, siamo riusciti ad arrivare in finale addirittura di un 500, però adesso dobbiamo dedicarci chiaramente ai 250 per cercare di vincere il più possibili. Cosa voglio dire? Che adesso però dobbiamo faccio vedere solo la finale, perché sinceramente dobbiamo un po' velocizzare il tutto se non ci mettiamo 30 anni ad arrivare ai tornei importanti. Quindi adesso andiamo a Monaco e scegliamo in finale, chiaramente mostro la finale, se non spiego perché siamo usciti. Raga, siamo in finale del torneo 250 di Monaco di Baviera. Adesso tutto quello che dobbiamo fare, raga, è semplicemente vincere questa finale e poi dedicarci solo ai 500, perché ormai i 250... Da quando ho notato che da quando avevo aumentato la potenza, che è fondamentale, forse il parametro più importante in sto gioco, diventa troppo semplice. Al 250, ovviamente. Quindi possiamo passare i 500 sicuri e provare magari qualche 1000, chissà. Comunque, ho notato che tanti hanno lo stesso problema, che riescono a fare il tempismo verde più col tiro potente che col tiro, diciamo, controllato. Questo ha poco senso, però è così. Inizierà a finale. Mi sono aperto bene il campo e godo. Questo le salva tutte, però, eh. Gollazzo del cuore, 1-0. Dai. Cerchiamo di portare a casa il risultato. Madonna, che rischio! Gol. Diciamo che, ripeto, 2,50 per fortuna è diventato una formalità. Vinto il quarto di finale 3-0, semifinale 3-1. Molto bene. Ora non faccio il perfetto, ora diventa un colpo troppo impossibile per questi giocatori di livello inferiore. Anche nelle risposte. Goal. Dai, dai, è pura formalità. Ancora penso a Barcellona, che è un passo dal sogno di vincere addirittura un 500. Grande colpo questo. Siamo forti, per questo livello siamo iper superiori. E finalmente oserei dire. Ma delizioso come. Ecco, per i 500 vediamo in base a come va il quarto, perché visto che siamo andati in finale non vedo perché non possiamo tornarci per cercare di tagliare un po', perché se facciamo tutte le partite sempre è un disastro, perché questa mi sembra ancora più scarso di quello trovato in semifinale. Non vede palla. No, non c'è proprio, non c'è proprio. Un cume sublime. Aumento ancora la potenza, che vedo che è proprio fondamentale. La sto chiudendo in pochissimo. Ormai i tornei di 50 sono pane quotidiano per Veneziano. Deliziosa. Mi si chiude con un... No! Ciao. Dai, dai. Troppo semplice. E godo. E arriva un altro trofeo per Veneziano, trofei piccoli forse sì, ma che fanno statistica. Ragazzi, siamo a settembre, mi sto allenando un po' anche, andiamo ad Acapulco, TS 500, e vediamo cosa combiniamo in un torneo, insomma, chiaramente più difficile dal punto di vista di avversari e prestigio. Raga, siamo in finale, se volete che sia abbastanza tranquillamente, ormai anche il 500 lo padroneggiamo, bene, è chiaro che... La finale contro il livello 25, quindi sarà dura. Ha gli stessi miei capelli, quindi so cazzo. E vediamo un po'.
questa finale ad Acapulco, ATP 500. Eccolo. Mi si comincia tantissimo fatto in sto torneo finora, eh. Oh yes, baby. Oh yes. Che se faccio colpi perfetti è chiaro che so cazzi per lui. Attenzione, attenzione. Sto sparando essa volontà. Sto sparando essa volontà oggi. Mamma mia, oggi il cume è sublime. Un cume sublime. Sto ovviamente migliorando. E comunque sono al terzo anno, quindi in realtà dovrei essere già più avanti forse nella scalata. Cazzo. Qui ad Acapulco sta succedendo l'impresa. Potremmo vincere il primo top 500. Ma manca ancora troppo. Ma come non ne sbaglia mezzo. Non ne stiamo sbagliando mezzo. Se poi me li tiri così, vecchio mio, so dolori de panzas. Ormai non ne sbaglia uno il cume. La potenza, signori, la potenza. Questo è brutto. Miglioramenti importanti per il talentissimo. E anche questa perfetta. Illegal, illegal. Bello questo. Le azzecchiamo tutte. Non stanno capendo più niente gli avversari. Ma questa l'ho ciccata. Due ciccate, era tanto che non ne ciccavo due di fila. Tre di fila. Boom. Missile terra-aria. Signori, arriva il primo top ETS 500. Impresa titanica di veneziano che sta dimostrando di essere veramente un campione adesso. Adesso sì, lo dimostra. Molto bene. Ragazzi, mi sono allenato molto, sto completando le sfide oro e quelle insomma evento per cercare di aumentare anche il mio livello. Adesso tra Atene e Basilea io vado da casa del buon Roger, quindi andiamo a Basel. Ragazzi, infortunio come andiamo, 3-1 e 3-0, adesso in finale infortunio Quindi giochiamo alla finale da infortunati, siamo stanchissimi, tanti e tanti allenamenti, ho fatto solo veramente riposare, ma se no, sto terzo anno comunque buono, parecchie vittorie, vediamo. Diciamo che anche i 500 vanno bene adesso, ho aumentato ancora la potenza, siamo a 15 di livello, a metà percorso, e va bene. Mamma mia, è stato un cambiamento sto cume devastante, mamma mia. E siamo anche mezzi rotti. Sublime, come sublime. Questa me l'ha messa bene, bravo. Bravo, bravo, bravo. Tantissimo anche sto torneo. No, adesso di un double fall. L'ho sorpreso con un sbagliando servizio, che culo.
Sublime, sublime. Dai. Very godo. Abbiamo dovuto arrivare ai 1000, ci divertiamo. Mi hanno rotto un po' le balle, 250-500, i tornei ufficiali, sinceramente. Bello, questo è un bel colpo. Allora, dopo questo proviamo con... Proviamo un 1000, così per vedere il nostro level. Cioè, facciamo solo i tornei da 1000 e i grandi slam. Se avete i tornei piccoli, ma non un po' fracassato. I tornei piccoli sono belli se, sono tanti, se c'è un bel roster di giocatori. Quando sono giocatori sconosciuti, poi giochi sempre con quelli, ti rompi un po' i maroni. Bella. Breccata della vita. Ci posiamo bene. E proviamo un 1000. Boom. Buono, ormai, dai, questi sono ormai i tornei dove possiamo vincere tranquillamente. Sinceramente, dal prossimo video potrei dedicarmi anche solo ad arrivare a essere un po' più competitivo sui 1000. Che adesso vediamo come siamo intanto. E se penso non benissimo. Però. Peccato. Ecco, nessuno esce in questa final. Peccato. No, cube. Ancora, mi ha dato due colpi che mi ha messo KO. Sveglia, venezianone. Ancora. Come me le sta tirando? Ma sto sbagliando io qualcosa? Ah, forse l'infortunio. Ah, forse l'infortunio, ragazzi. Cioè, non boh. No, fai perdere la finale così mi girerebbero i coglioni, però, eh? Perché non la prende più? Fiori? O c'è un bug come quello del... No, fiori, o c'è il bug come quello del servizio, che era un bug riconosciuto, o boh. Aspetta, scusate un attimo. Raga, stiamo ricominciando, eravamo 2-0. Vediamo se è stato solo, diciamo, un bug. Adesso dovrebbe andare, se lo rifà ancora vuol dire che avrà l'infortunio, speriamo di no, ovviamente, se no la finale è persa, ve lo dico. Un'altra partita, speriamo bene che sia il caricamento sbagliato adesso. Lo vedo già più forte, speriamo di no. Ecco. Vai. No, troppo, non esageriamo, come non aver fretta di ritornare su 2-0. Bel punto, qua è cambiato tutto, è cambiato tutto. Bravo, bravo, qua quando le tiro così, comunque so cazzo. Quando arrivano i missili così, non c'è scampo per il... per i trentissimi avversari. Che palle! Altra partita. Che sia stata sospesa per problemi all'arbitro di cominciare a campo. Non so cosa dire. Comunque dai, 1-0. Adesso vediamo se sul 2-0 torna il problema. La vorrei che proprio è l'infortunio che non mi fa più giocare, credo. Aspetta.
Speriamo di no, dai. Delizioso sublime, come sublime. Come gioca adesso? Un altro giocatore. Anche se però le lamentiamo. Buono. Breccata della vita. Punto. Bravo, questo è un bel colpo che mi dà possibilità di aprirmi il gioco per chiuderla. Yes! No! Teniamo la partita, diciamo, quella che si è buggata. Spero che non sia l'infortunio, così almeno possiamo vedere, insomma, il perché. Commento così, se non avrebbe neanche senso, bello. Devo far presto, perché se veramente sono rotto. Tiro male, si vede che non sono al posto, eh. Bravo. No! Orrendo sto colpo. Sono a pezzi, fiori. Mi sto salvando perché è una pippa lui. Bello sto colpo. E che me la apro, dai che me lo apro. Ma tiro... Dai che culo! Sì! Adesso vediamo. Dai, dai, dai. Il bug è andato. Ogni tanto sono sti bug. Sublime. Bello, tempismo perfetto. Ace. Tanti ace anche in questo torneo. Dai, si va a vincere. Cazzo, pensavo di chiuderla, adesso la chiudo. Guarda come me la messa, ma come la salvo, madonna, la salva anche lui. Ah, qua ho preteso troppo. Prego, non tradirmi adesso. Yes. Iniziamo un altro torneo, terzo anno, veramente un anno importante, tante, tante vittorie. Molto, molto bene. E si sale verso l'Eternity Glorious. Vediamo anche... Adesso ci riposiamo tutti insieme. Cosa è successo qua? Cosa è successo? Sai, l'altro giorno ho avuto modo di parlargli mentre si stava allenando. Due infortuni e devo riposarmi tanto. Credo che abbia tirato troppo la corda e abbia finito per farsi male. Forse dovrebbe prendersela comoda per un po'. Sì, ok, quindi qua riposiamoci ancora. Anno prossimo, fiori. Direi che non ha deluso le nostre aspettative. Ok, siamo tornati bene. Vediamo il rank. È chiaro che abbiamo perso due mesi.
Il prossimo voglio vederlo riprendere. Cioè, cazzo, quindicesimi siamo. Madonna, siamo vicinissimi. Siamo quasi in top 10 al quarto anno. Godo. Ottenuti. Sono d'accordo. Dai, facci vedere che cosa sai fare. Ok, allora io direi. Vediamo se abbiamo tornei. Ok, non c'è neanche il 1000. Allora dobbiamo fare il. Ci facciamo allenamenti e poi ci facciamo il primo torneo di gennaio. Dai. Siamo ancora in finale contro l'irlandese. Quello è il problema. Che non vedrò di. Spero che con i tornei Master 1000 posso avere avversari veri o diversi. Questa è l'unica rottura di palle. Che questi qua c'è sempre gli stessi avversari. Quindi, dai. Portiamo a casa questa finale. Che non ho mai capito che. No, doppio fallo brutto. Cominciamo malissimo la partita. Comunque 3-0, 3-0. Ogni anno che passa miglioriamo sempre di più. Non è che voglio testarmi sui Master 1000. Di pochissimo. Bello. Dai, questo non può prenderlo. Oh yes, baby. Oh yes. Due brutti tiri. Quando tiro così vuol dire che l'avversario mi sta mettendo bei colpi. Cosa stupendo, però. Ma cosa mi ha preso? Bello. Attenzione. Che l'irlandese vuole la rivincita. La pretende, la esige. No, orrendo. Ai ai ai, attenzione. La rischiamo adesso. Ciao. Non tutte le finali sono uguali. Poi la prima dell'anno. In un gennaio importante. Buono, buono. Quando tiro così ormai non ce la fanno più. Raish! Non ci credo che l'ho salvato. Ma cosa ha salvato questo ragazzotto irlandese? Non molla. Boom. No, forse era out, non lo so. Madonna. Ancora questo bug. No, basta, fiori. Ma cosa? Ragazzi, ci vediamo la prossima partita. Devo arrivare ancora. Ok, siamo all'ultimo set. Speriamo di avere questo bug, ma questi bug non si devono, però sono troppo fastidiosi. Dai, che andiamo a vincere tranquilli. Adesso proviamo il Master 1000. Cominciamo bene gennaio. E spero poi di cominciare solo i 1000 e il Grande Slam quando finisco probabilmente questa, questa fase della carriera, quando faccio le tre vittorie, gli allenamenti e partecipo al 1000. Basta, basta, sono andati, altra vittoria. L'età dell'oro cumediana nei livelli 250 e 500, signori. This is Cuba. Questo è veneziano, siamo undicesimi. It's incredible, Beppe. It's incredible. E abbiamo... Ancora così, a questo punto sono mi riposo, facciamo un diciamo, allenamento e dopo mi riposo. Ok ragazzi, proviamo Master 1000, Indian Wells. Partiamo dagli ottavi, ok.
Siamo anche belli riposati. Siamo undicesimi nel mondo. Cazzo. Oh, guarda che bello, guarda che bello, guarda che bello. Rogerio. C'è il signor Rogerio, che però non possiamo usarlo. Un po' indegna come cosa, un po' indegna. Vai. Molto erotica la cosa. Quindi qua forse sono solo i big, quindi sono cazzi praticamente. Cioè. ATP, Monster Nova. Siamo... Gavin Murphy contro una pippa. Motivi per cui questo torneo viene chiamato Paradiso del Tennis. Ed è davvero un paradiso. Il clima è fantastico, ci troviamo nel bel mezzo di un deserto meraviglioso e la zona è piena di attrattive. È una delle mie tappe preferite. Tabellone. Tennistica. È chiaramente anche una delle preferite dei rettini. Ok, gente forte c'è. Boh, perfetto. Andiamo, siamo undicesimi contro il ventunesimo del ranking Indian Wells Tennis Garden. Forse questo lo possiamo battere, visto che comunque è un livello come gli altri. Vai. Ma qua è figo, però guarda che bello. Sono impressioni ufficiali, nel senso sponsor ufficiali, tutto reale. Indian Wells, si parte ragazzi. Il Kume è nel GOAT del tennis al quarto anno. Ma sto turno lo superiamo. E dopo so cazzi per te. Mamma mia ragazzi, sono molto gasato. Molto afrodisiaca la cosa. Ho voluto fare però lo sborone e me lo merito. Indian Wells per la prima volta vede sto campioncino dominare la scena. Sublime, sublime. Calma, è qua. Altro che facile. Cosa impossibile veneziano e gli riesce in parte. Però adesso è dura. Yes. Oh, come è finito. Primo turno. Ottavi di finale. No, bravo. Brutto. Bellissimo. It's fantastic, Cube, fantastic Indian Wells. Bellissimo. Bravo ancora. Palleggiamo. E chiudiamo. Signori, non ha senso, non ha senso. Però non pensavo di beccare comunque uno a livello 21 a Indian Wells. Missile terrare, non lo vede neanche la cravatta. Dai, queste sono cose che non capisco, però. Perché mettere personaggi fittizi così? Ciao, amore. No, bruttissimo colpo. Brutto. It's really, really good.
Bello questo Pronon Ace, purtroppo non mi apro il campo per il 30-15. Bravo. Yes, sì. Ciao, ciao, ciao. E vinciamo il primo turno, però non è i quarti, ma gli ottavi. Questi però sono punti importanti, penso, per il ranking. Dai, che siamo a livello 16. Quasi, dai. Ecco. Propri biglietti e dirigersi allo stadio. Siamo contro il bestione. Come un vero e proprio... Vediamo adesso qua, testiamo contro sti big qua, livello 28 su 30. Vai. Se vinciamo anche questo, mettiamo difficoltà molto difficile. Calma. No, calma, calma. Bravo. Meoioni, siamo contro un personaggio reale. No, ecco, ha avuto un bel colpo lui. Forse sto parlando troppo presto. Ace, ecco. Bravo, attenzione. Non fuori. No. Eh. 1-0, era chiaro. È troppo bello per essere vero. Questo è un gran colpo, però. Esagero, ma forse va... No. Bravo. Dai, 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 dai. E vai. It's miracle come. Ottimo. Non è che questo non molla, Questo la prendi sicuro. Ma questa no. Dai, 1-1, 1-1. Sto ragazzotto italiano sta rompendo. Mamma mia. Madonna. Bello. Alla corta sublime. Ah, è forte sto qua, eh.
Devo giocare molti colpi. Bello. Qua mi apro bene. Ma non riesco a fare tutti i perfetti perché lui me ne tira veramente complicate. Bello, bellissimo. Case. Mamma mia che risposta ora. Comunque adesso andiamo di 1000. E quando sarà grande slam, i 500, 250 basta. Ovviamente i 500 me li faccio io, perché queste sono le partite belle che vogliamo vedere. Bellissimo questo. Ma la salva incredibilmente. No. Bello, si è aperto grande il campo. Prova a palleggiare. Bellissimo questo gran colpo. Ma qua me le salva tutte. Bello. 2-1, devo servire per rimanere in game. Bello. Però anche comincio a tirare delle belle socche. Fallissimo. Oh yes. Buono. Ciu. Che colpo! Cosa ha salvato? Incredibile. Ancora colpo sublime di veneziano, però. Ma poi sbaglia quello più semplice. Bella messa. Mamma mia. Come gioca. Bravo. Non riesco a chiudere una buona volée, però. Niente, probabilmente sì. Se ci va bene andiamo al tie break. Concentriamoci. Devo servire per andare al tie break. No, ma che cazzo faccio? Ma no, un doppio fallo adesso. Veneziano è stanco. Penso che andiamo neanche al tie break. Non l'abbiamo superato, questo import doppio fa, vaffanculo. Scoppiato veneziano. Niente, non ne gira più uno. Finisce qua, ancora con doppio fa, andate a cagare. Peccato.
dodicesimi nel ranking, però dai, non male, raga, assoluto il punto del veneziano. Devo vincere l'ultimo 500 per poi andare al prossimo obiettivo, non so se è l'ultimo, raga, assoluto il punto del veneziano. Ciao!